Bella a tutti ragazzi e bentrovati nel canale della community italiana di World of Warships in compagnia di Exige che quest'oggi vi presenterà la Fiji, la cruiser inglese di livello 7. È davvero una nave unica che rappresenta la sua esclusività non solo nei consumabili che ha, infatti vanta già la riparazione dell'integrità dai livelli più bassi, il sonar e il fumo, ma anche nel fatto che abbandona completamente l'utilizzo delle HE a vantaggio delle AP e la possibilità di droppare i torpedo singolarmente. Aggiungo che tende a esprimere la sua massima efficacia nel close combat, mentre tende a diventare quasi del tutto inefficace nel combattimento a distanza, in particolare su navi che mostrano la prua o la poppa. Non possiede il consumabile antiaereo e tra le cose assolutamente da evitare, poiché questa nave vanta una corazza degna dello spessore della carta stagnola, è il corpo a corpo con una battleship. Ora ragazzi, tutto ciò che c'è da sapere lo scoprirete in questo video, noi ci vediamo ovviamente al termine, per cui vi auguro una buona visione. A dopo! Mo sto scritto da solo. Cruiser. Una uba. A quanto ce l'hai torpedo sta cosa? A 8. Si è spottata a 15. Lol. Spottata a 15. So a 2. A 7 si è spottato, cioè torpedo a 8. Ma veramente. È vero che sparano, sono lentissimi i proiettili. Ah, ma te credo, Cristo, mi sono sbagliato. Ma che è? Mi sono incoglionito. Per lo Ian. Io la prendo e gli faccio zero. Occhio, c'è sta il mio messio. Proprio lui. Ha il motore rotto. Sì. Sta arrivando la Gnegnez now. Diciannove secondi al fumo, sei pronto? Entra in cap. Torpedo.
Non dovrebbero arrivare. Stammi dietro perché attivo il fumo. Asso proprio a farò sabbia. Io ho sbagliato prima il bottone. Pensavo di aver fatto il fumo, invece no. Vedi come va rosso, guarda la piccola che va rosso. Bella. È andata la prima. Togli, bagnerò e con te. Smoke screen set. Eccola, andata la birra. La birra che c'è più. Ripeto. Sono più in là. Li evitiamo. Ok, è morta. No, si è preso. Bella. Abbiamo qualcosa qua davanti. Ok, messo. È la Miyoko. È vicino a quella di un Messico. Ah, ho calcolato male i tempi. Troppo veloce l'uscita. No, sei uscito. Pura Sharno se sta andando. Tipo uscita un secondo dal cap. Ah, ho visto. Tra poco ti saluto. Aspetta un attimo, guadagna tempo. Non è tanto qui. Se poi disimpegna, Simo, perché non abbiamo grandi possibilità contro la battleship. Cioè abbiamo veramente troppe ecco suste. Ecco là che ci saluta. Tanto quella se ne sta andando, vattene proprio. Andata. Andiamo a prendere B piuttosto. Non voglio più a B, va. Sperando che non mi fu annittato. Dove sta? Da te? È stato un per cazzo laggiù. All'angolo là sta. E c'è solo un problema che mi dirà la I. A quanti chilometri spara lo Yang? 13 per cazzo. Oh, alla fine. Basta fare il tramata. Sei città della caso veramente. Tirami lì. Allora. Io vado a prendere lo Yang. Miyoko davanti. Era questo costa io e sono andato solo, ma dove cazzo vai da questo? Contro 3-4 navi, ma... Tira l'Ipe. Io tiro lo Yang, era. D'accordo, d'accordo. Eccolo. È andato quello che ha visto, ma che quattro si fa. Sì. Andiamo verso B, va.
si è fermato. Dietro il fumo. Una bella navetta sta cazzo del bislanga. È veramente una bella navetta, sì, questa. Sono certi che noi la paura. Per un gnero un po' norchiazzo. Ma che è bello? Polacca. Ma spara pure lontano. E spara pure precisa poi. Mi serve una luce, non è che c'è un aereo? Sì, è già su, però sono... c'è una montagna. Ah. Vabbè, fuoco allora. È finita, raga. Cioè, questo ha sparato in blind, mi ha preso, raga. Nel fumo, in retromarcia, io in blind da non so quanto, mi ha preso. Vabbè. Affaglio, vabbè. Come va a torpedava? Ma ho fatto un bagno di sangue a quell'aglio, qua. Bene, ragazzi, vi auguro buona serata, grazie della compagnia. Ciao, buonanotte. Ciao ragazzi. Aia, non l'ho visto quel foglietto lì. Miyako, ce l'hai? Hai. Che se famo? Aspettiamo loro, no? Aspettate un attimo, ragazzi. Se ci dice bene, si vince. Altra mezz'oretta, poi. Bella l'agnese. Bella sulla Nagato. Ma quando sei rosa sei penalizzato sul punteggio? No. No. E oggi ho ammazzato uno per... Sotto il cazzo, sarà anche noi l'abbiamo lasciato a tutti, eh? Dove è? Ma dove ce l'hai i cannoni quello? L'altra parte? Insomma, sto gioco stanno a fare diventare come il tank. Vedete che la roba di questa parte, io non ti arrivo niente. No. Beh, questi ci campano. Allora.
Se siamo visti. Andare via. Eccola. Aspetta, è veramente una partita lunga questa. Però non so. Già. Attenzione perché la nostra squadra sta riuscendo a prendere timidamente un fiato. Tutta la partita la prima volta che si avvicinano al capo. Ah, proprio. Giusto io che mo faccio sculisciate con il Messico frontalmente. Una fisica. Vai di punta. E torpedo turno. Eccolo che scarica tutto quello che ha. Adesso tocca a me. Oh, infatti spara. Sei 8. Oh, basta, grand'uomo, finito. Hai vinto, congratulazioni. Io non ho ancora finito. Ha registrato a livello emotivo. Primo, distrarre il bersaglio. Puoi bloccare gancio alla cieca. Non puoi niente contro la mia finish. Sciocco. Scombussolare. Inebetito, sferrerà una sveglia micidiale. Sfoderare blocco di gomito. E botta al corpo. Bloccare sinistro bestiale. Indebolire mascella. Ora, frattura. Rompere costole incrinate. Puoi solo arrendersi ormai. Dislocare. Comunque le sovrastrutture alte della New Mexico sono perfette per te. Yeah, yeah, in corpo a corpo una Fiji può abbattere una New Mexico, sì, cazzo. Tre costole incrinate, quattro ore. Epico, veramente. Non so mai visto queste cose. Piena pressione psicologica, sei mesi. Capacità di sputare alla bocca. Bella partita, veramente. 2002. 4 cittadelle, 2 torpedo, 4 DK e 2 K. Assolutamente no, lasciali perdere. Sono terribili sti paesi. Simone, a te come l'è andata? Bene ragazzi, io spero che questa bellissima battaglia vi sia piaciuta, come sempre vi invito a sventolare i pollicioni, iscrivetevi al canale, commentate e perché no condividetelo con un amico. Io vi aspetto sulla pagina Facebook di Exige Style, ci vediamo alla prossima sfida, ciao da Exige!